che gli può comportare problemi, o per interesse o per altro, campo a cavallo, poi se ne parla, se ne vede chi viene dopo. E nel frattempo ci stanno i cittadini, i comitati, che continuano a battagliare e che devono essere pure additati di essere quelli là che dicono no, di quelli che fanno allarmismo, di quelli che fanno la cosa, quando uno semplicemente vorrebbe tutelare la propria salute e soprattutto quella dei propri figli, perché poi per la propria salute ormai uno non ci rimette, non ci pone più di tante speranze. Io sono d'accordo con Salvatore quando magari siamo andati in giro a fare le foto, a prenderci i fumi, a vedere ste polveri da tutte le parti, probabilmente di qui a qualche anno ce ne andiamo pure noi in ospedale, cazzo se ne frega. Ma se gli aumenti sono certificati nella fascia tra i 6 e i 14 anni, e qualcuno si deve cominciare ad allarmare. Allora perché non abbassate l'età dello screening obbligatorio per i tumori alla mammella per quanto riguarda le donne? Perché non cominciate a fare gli interventi per quanto riguarda il sangue, per quanto riguarda le leucemie, addirittura il problema delle nanoparticelle e quindi l'insorgere di patologie al sistema neurologico? L'autismo ormai è diffuso, non è che lo diciamo da qualche... lo dicono gli 5 Stelle oppure Salvatore, lo dicono i medici. Se non vogliamo credere più neanche ai medici, perché poi anche in quel caso ci sarebbe da capire chi fa il gioco di chi, anche in quel caso, che vuole le categorie professionali in mezzo a tutto questo le responsabilità se ne devono prendere, lo dico da tecnico, perché se è vero che è capitato il problema dello scandalo dei rifiuti, il circuito dell'emergenza e il sistema burocratico che ha messo al collasso praticamente una regione quando c'è stato il periodo di emergenza rifiuti, dove qua è arrivato di tutto, e mica se lo inventa il camorrista, il Carmine Schiavone non ce l'aveva queste competenze. Allora ci vuole un commercialista che ti imbroglia le carte, ci vuole un tecnico che ti dice dove devi andare a sversare sta munnezza, perché qualcuno lo deve fare il monitoraggio. Allora sono la gente, sono i professionisti. E quando io ho detto, feci la battuta, qualcuno mi ha fatto pure la critica. Quando Zaccaria ha chiesto 100.000 euro di risarcimento, che magari sarà pure nelle sue facoltà perché lui si ritiene diffamato dalla fiction, ma tu il risarcimento più grande ce l'hai nei confronti dei tuoi cittadini, della gente, dei tuoi paesani e dei tuoi familiari. Fai i nomi di cazzo dei politici e dei tecnici che ci hanno aiutato durante il periodo dell'emergenza. Poi magari se ne esce, fa la pagliacciata che si vuole impiccare col filo del telefono, una cosa allucinante, di una tristezza allucinante. E addirittura nell'ultima cosa, insomma, cioè, ma dove vogliamo arrivare? Se dobbiamo veramente fare una informazione raccontando di Zaccaria, si mette la cosa e nessuno gli va a dire, sentite, ma sti nomi da dove devono uscire? E poi magari devo leggere le pagine di Nunzio Perrella, che raccontava esattamente quello che stiamo dicendo noi nel discorso delle dichiarazioni segretate. Sapete come è chiusa la storia di Nunzio Perrella, che è l'inventore del ciclo illegale dei rifiuti, che lui si è lamentato del fatto che lo Stato l'ha abbandonato da collaboratore di giustizia. Così si chiude la parabola. E lui fa pure ironia, questo libro è una cosa eccezionale, siamo oltre Gomorra. Fa pure ironia, dice scusate ma io vi ho raccontato tutta questa cosa, non avete mai perseguito nessuno, la giustizia che si ingolfa in dei meccanismi che nessuno vuole raccontare, e poi io che faccio il collaboratore di giustizia non vengo messo in condizioni di poter crearmi una nuova vita. Cioè fa pure la critica. Allora quando uno si sente dire una cosa del genere da un camorrista, ma noi come ci dobbiamo sentire? Veramente là il problema ci viene da dire, qua non è il problema non è il camorrista, perché il problema non è il camorrista. Il problema è chi ha dato la possibilità al camorrista di fare gli affari. Posso? No, io dico questo, poi chiudo, me ne vado, perché no, mia moglie no, già mi sta... Era attinente a quello che dicevi tu, se no... Dico solo una cosa. Grazie. Ti ripassi io. Aspetta. Oltre a quello che dici tu, noi abbiamo battuto tutti i record con la provincia di Caserta, perché vi ricordate il signore che dava le mazzette al sindaco di Maddaloni, del quale parlavi tu, no? C'era un imprenditore che ha corrotto tutti, era il corruttore di tutti, no? Ha fatto cadere le amministrazioni di Maddaloni, Santa Maria, Caserta. Vi ricordate, no? Fino a 2-3 anni fa crollavano le amministrazioni come stuzzicadenti, no? E c'era un signore dietro che dava le mazzette, tutti i giornali gli davano in testa, è quello lì, è quello di Nardi, come si chiama? Di Nardi, è quello lì. DHI, tutti i giornali, è quello lì. Di Nardi ha scritto un libro che si chiama Il Corruttore, dove ci spiega la legalità, come ripristinarla. E tutti i grandi giornali fanno la pubblicità a Di Nardi, solo per dirvi, insomma, che voglio dire che siamo proprio nella schizofrenia più totale. Quindi non solo Zaccaria, ma abbiamo anche i nostri. Ecco il discorso.
il discorso. Bianche delle... Credo che siamo in conclusione. Sì, volevo solo dire un altro paio di cose. A parte, salutiamo Vincenzo Viglione e